Allora, alcune considerazioni sulla riforma della nuova Costituzione che sarà oggetto di referendum da parte del popolo italiano il 4 dicembre 21. Noi siamo profondamente preoccupati per il contenuto di questa riforma costituzionale che non ha nulla da vedere con la crisi del governo Renzi, come oggi è oggetto di grande polemica, ma è oggetto di profonda attenzione su una riforma costituzionale che è destinata a vivere nel tempo. Riforma del Senato. Il Senato viene riformato, non sarà più eletto dal popolo. E si è qualificato Senato della Regione e delle istituzioni periferiche, secondo me non lo sarà, non darà il voto al governo e quindi non si capisce bene quale tipo di proposta può venire fuori da un'istituzione di questo genere. Il clima politico in Parlamento è aregionalista, e prevede anche, fra l'altro, la revisione degli statuti speciali da raggiungere previa un'intesa fra lo Stato e le Regioni. Ma non si sa come e non si sa quando può avvenire questa realizzazione. Quindi c'è il rischio di tempi lunghissimi e di ricoveri delle norme in cimiteri che la burocrazia abilmente sa creare. La proposta Bressa non ci tranquillizza e intanto i primi salassi, tanto per arrivare, arrivano alle varie regioni, anche a quello statuto speciale, in un contesto politico generale di antiregionalismo e di antiautonomia. Questo in assenza anche della modifica della Costituzione. Questo avviene attraverso naturalmente i meandri della burocrazia e dei regolamenti. Grazie.